Antonio Conte all'uomo che può decidere questa sfida, Gigi Buffon e poi Neuer, la sfida tra due grandi numeri uno, forse i migliori del mondo, hanno segnato un'epoca, Buffon e Neuer. L'arbitro Cassai parla con i due capitani per la scelta della porta sulla quale tirare il calcio di rigore per chi dovrà battere per primo. Sceglie Schweinsteiger. E sceglie la porta dell'Italia. Sei sicuro? Chi dice Cassai? Sei sicuro di volere quella porta lì? Dice sì. Esultano i tifosi dell'Italia come se avessero segnato un gol. Beh, scelta... Io... Ma... avrei scelto la porta dei miei tifosi. Ha vinto di nuovo il sorteggio Schweinsteiger, forse per chi batte per primo. Batte per primo l'Italia. Prima l'Italia, sì. E attenzione. È stampata sulla faccia di Antonio Conte, tutta, attenzione nel momento, tutta. Tutti con il fiato sospeso. Ti posso garantire che è per tutti. Tutti con il fiato sospeso per questi calci di rigore. Il saluto bello tra Buffon e Neuer, due portieri che si stimano molto. Il primo è Lorenzo Insigne. Il coraggio di Lorenzo Insigne di andare per primo sul fresco. È più fresco, è entrato per ultimo. Inizia la Germania, mi sembra. Tutti abbracciati in panchina, tutti abbracciati in mezzo al campo. Insigne. No, scusatemi. No, scusate, inizia la vita. Va bene, vai tra. Guardalo, posto su YouTube. Per la Germania. Ah, basta, non sbaglia. Entrato al 120° minuto, Simone Zaza. Dai Gigi, fai un miracolo. Provi! Così? Thank you.
migliore dei suoi. Steiger, il capitano della Germania.